Buongiorno a tutti, io sono Stefania Ricci, sono responsabile della User Experience dei servizi digitali del Comune di Milano e oggi insieme al mio collega appunto Roberto vi volevamo parlare e raccontare del nuovo sito del Comune di Milano. Abbiamo deciso di chiamarlo il dialogo con la città, perché? Perché per noi il sito del Comune non è un semplice sito, ma è anche la knowledge base ed è il posto dove risiedono tutte le informazioni per erogare i servizi che ruotano intorno ai servizi, sia che siano sportelli fisici e sia che siano sportelli digitali. Quindi, come abbiamo iniziato questo processo di riprogettazione del sito? Abbiamo iniziato a studiare i dati della navigazione web dei nostri clienti, dei nostri utenti. E quindi, tramite il nostro appunto, sistema di web analytics, ci siamo accorti che il 42% del totale degli accessi del sito riguardavano richieste di servizi online, quindi molto meno la parte di notizie, la parte più politica, diciamo, di amministrazione trasparente, ma soprattutto la richiesta di servizi online. Poi gli argomenti più ricercati sono anagrafi, tributi, multe, educazione e mobilità, più che altro. Invece tutto il resto aveva una percentuale molto ridotta. Poi cosa ci siamo detti? Quali sono i problemi del nostro sito? Andiamo ad analizzarli. Quindi ci dicevano che era lento, non era raggiungibile, quindi avevamo dei problemi di performance e affidabilità. Ci dicevano che effettivamente c'erano molte informazioni all'interno del sito, ma erano po poco trovabili, quindi avevamo un problema su una discovery dei contenuti. E poi avevamo un problema anche di usabilità dei servizi, anche di processi di registrazione, quindi non riesco a registrarmi, non riesco a fare un determinato servizio, non riesco ad arrivare fino alla fine. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di cercare innanzitutto di risolvere questi problemi. E ci siamo rivolti, abbiamo fatto un benchmark, ma noi essendo Milano vogliamo essere più avanti, quindi il nostro benchmark è stato un benchmark internazionale, quindi abbiamo analizzato siti di città o governativi, però di internazionali, quindi New York, Boston, Londra, Barcellona e altre città. E poi ci siamo dati degli obiettivi, ne parlavamo anche prima. Per noi l'obiettivo principale è che almeno 500.000 visitatori unici usino il fascicolo del cittadino. Questo significa quasi un nucleo familiare, ogni nucleo familiare di Milano per noi dovrebbe usare il fascicolo del cittadino, quindi i servizi online del portale. Poi abbiamo cercato di progettare il portale come una porta di accesso semplice e immediata, dove si trovassero subito i contenuti, questo appunto per rispondere al problema della discovery dei contenuti, e creando una piattaforma digitale unica. Questo appunto per risolvere invece il problema di performance e affidabilità. Abbiamo progettato il portale con il paradigma mobile first, quindi il nostro portale effettivamente, posso dirlo, è più bello visto da mobile piuttosto che da desktop, perché per noi il mobile first one click è proprio la parola magica, diciamo, di quello che abbiamo cercato di fare. Ecco, questa è la home page nuova e se non so quanti di voi si ricordano l'home page del sito precedente, diciamo non chiamiamolo vecchio, perché abbiamo proprio cambiato il paradigma. Nel sito precedente c'erano in alto subito, appena si accedevano, le news. Invece in questo sito abbiamo voluto dare molto più spazio ai servizi, visto che avevamo detto che erano quelli che gli utenti, era quello che gli utenti cercavano effettivamente. Quindi a parte l'header dove c'era il logo del comune, la ricerca subito lì in bella vista. La traduzione, che in questo momento è con Google Translate, come il sito di New York, e l'accesso ai servizi profilati, come il fascicolo del cittadino, per pagare con Pago PA o per fare tutti i servizi profilati. Dopo la foto c'è il menu di navigazione e subito in alto a destra c'è un bottone per i servizi online. Quindi lì il cittadino, cliccando quel bottone, trova tutto l'elenco dei servizi online erogati dal Comune di Milano. Scusate. Poi abbiamo una prima parte di contenuti informativi organizzati per i più visitati. Questa è una parte automatica che vedremo più avanti nel dettaglio, dove vengono visualizzati i contenuti e i servizi automaticamente, quelli più visitati dagli utenti che navigano il sito. Comunque c'è una parte anche, diciamo, redazionale per poter mettere contenuti e servizi in evidenza redazionalmente, perché comunque
continuiamo ad avere una mole pesante di contenuti e quindi la nostra architettura informativa arriva anche a un terzo o quarto livello, quindi possiamo comunque mettere in risalto dei contenuti che dalla navigazione magari sarebbero più nascosti. Poi abbiamo la parte dedicata alle campagne, alla mobilità, ai municipi che per noi stanno diventando molto importanti e più in basso, in secondo piano, abbiamo spostato la parte che prima era in alto, quindi la parte più politica, se possiamo dire, la newsletter, le notizie e il videoconsiglio. Mentre, vabbè, per ultimo un banner per poter mettere campagne promozionali relative ad eventi, progetti, iniziative specifiche. Come vi dicevo, la parte dei più visitati. Allora, questa è una parte automatica dove qui vengono, possiamo definire i nostri hot topics, perché vengono automaticamente inseriti i contenuti e i servizi che vengono navigati di più in quel momento, quindi ogni giorno è automaticamente aggiornato. Infatti, quando ci saranno, per esempio, una scadenza di pagamento della Tari piuttosto che iscrizione dei nidi, l'utente lo troverà automaticamente qui immediatamente, senza doverlo andare a cercare tra la navigazione del sito. Poi abbiamo fatto una parte degli ultimi che hai visto, un po' come gli ultimi prodotti visti su Amazon, in modo tale che anche l'utente abbia qui subito i propri contenuti. E vabbè, poi la parte in evidenza di cui vi ho parlato prima. Il menu principale. Abbiamo suddiviso l'architettura informativa in quattro macrocategorie. Quindi la parte del comune, che contiene tutte le informazioni relative al carattere amministrativo e più politico, quindi il sindaco, la giunta, i consigli di municipio, le commissioni consiliari, e quelle connesse proprio all'amministrazione, quindi l'amministrazione trasparente, l'hub operatorio, più alla macchina organizzativa del comune. Le aree tematiche invece contengono tutti i contenuti a carattere informativo di tutti i servizi erogati dal comune, suddivisi per ambiti, quindi suddivisi per educazione, tributi, mobilità. Mentre la parte servizi, che è quella più importante per noi, contiene tutti i servizi, sia che siano diciamo, erogati online, sia che siano erogati offline, del Comune di Milano. Abbiamo fatto una catalogazione di circa 462 servizi erogati dal Comune di Milano, quindi una mole molto consistente, perché noi andiamo dall'ambito dei nidi all'ambito del pagamento Tari, all'ambito, abbiamo di tutto. E quindi per ultimo invece, l'ultima parte contiene dell'ufficio stampa, contiene le news, i comunicati stampa e i servizi dedicati ai giornalisti. Come abbiamo fatto a fare tutto questo? Parliamo prima del fascicolo. Sono Roberto Di Leo e insieme alla collega Stefania Ricci, appunto, siamo un po' divisi i compiti di questo progetto che ci ha visto lavorare appunto negli ultimi 2 anni, forse, Sì, gli ultimi dal 2 anni per 2017. fare, diciamo, quello che per noi è un cambio significativo e soprattutto un cambio nell'ottica dei servizi, trasformazione dei servizi da servizi analogici di sportello anche servizi digitali. Quindi il cuore del nostro portale rispetto a quello che sono appunto i servizi digitali è il cosiddetto fascicolo del cittadino, diciamo, sostanzialmente è la componente che ci permette di raggruppare sostanzialmente il self-care del cittadino per quanto riguarda i servizi digitali che il comune mette a disposizione. Quindi cosa abbiamo raggruppato nei servizi digitali? Ma in aree macroscopiche abbiamo tutta la parte di visualizzazione e consultazione di quelle che sono le posizioni anagrafiche, dai dati anagrafici ai dati sui tributi, sui documenti che sono stati inviati ai cittadini, cartella Tari, IMU e quant'altro, oppure per chi non paga le multe, le ingiunzioni delle multe. Abbiamo anche la posizione riguardante la
ad esempio i servizi, i prestiti in biblioteche, abbiamo altri servizi riguardanti tutto il mondo appunto tributi, di creazioni, presentazioni di istanze nell'area dei tributi e anche appunto nell'area educazione i dati relativi alle frequenze dei bambini nelle scuole e nei nidi d'infanzia. Oltre a questo abbiamo l'altro servizio, diciamo, transazionale, quindi qui ci sono dei servizi che sono di natura sia transazionale vera e propria che di natura di presentazione di istanza, eventualmente con un workflow di lavorazione delle istanze presentate. Diciamo, i servizi transazionale barra anche di CRM sono soprattutto i servizi di pagamento e i servizi di prenotazione, li metto come servizi di prenotazione di appuntamenti presso i vari sportelli del Comune di Milano. Quindi, diciamo, questa è l'area, è il core diciamo, dell'architettura del portale per quanto riguarda i servizi digitali. Esistono altri servizi che non sono compresi ancora nel fascicolo perché dei 400 462. servizi, 460 censiti, di questi 131-132 sono servizi digitali. Diciamo che abbiamo classificato servizio digitale anche quel microservizio che magari è anche un semplice form e quindi per esempio quel tipo di servizio non è presente qui nel fascicolo. Ovviamente questo è un processo in evoluzione e sostanzialmente come siamo riusciti ad avere questo risultato? Siamo partiti da quello che diceva Stefania, da quelli che erano i limiti della vecchia architettura e quindi l'eterogeneità applicativa, che ancora adesso è una delle sfide che stiamo affrontando, l'architettura silos, stratificazione e customizzazione, ridotta scalabilità, obsolescenza dell'hardware e anche il SEO, perché difatti la lentezza del vecchio sito impattava anche sul SEO. Quindi, come abbiamo raggiunto questo obiettivo? L'obiettivo è stato raggiunto ridisegnando completamente l'architettura e ovviamente con un cambio anche di portal system, siamo passati diciamo, da una pila applicativa IBM a LifeRay DXP 7.1 e Elasticsearch e soprattutto strumenti di dockerizzazione. E soprattutto l'altro grande salto che abbiamo fatto dal punto di vista architetturale è la migrazione di tutta l'architettura in cloud con Azure. Qui c'è l'architettura applicativa. E quindi, come vedete, abbiamo una parte proprio del core di portale con Elasticsearch, motore di ricerca, poi la parte di caching, l'interazione con l'identity management che al momento è ancora sulla vecchia architettura, ma stiamo migrando a ForgeRock per avere un nuovo sistema di identity management, anche lì un bel salto in avanti rispetto ai temi che ho detto prima. E poi abbiamo tutta la parte di back-end, come vedete, è anche un salto diciamo proprio innovativo dal punto di vista di architettura applicativa, perché siamo passati da un'architettura a microservizi, mentre prima era un'architettura appunto a silos. Quindi nell'architettura a microservizi abbiamo tutti gli interfacciamenti con l'ecosistema delle applicazioni in comune, che si va dal diciamo dagli qui c'è tutta la parte diciamo di tributi e pagamenti, il CRM, che è l'altra parte anche cioè, importante dei servizi applicativi e gli altri servizi interni al comune. A livello applicativo l'architettura che abbiamo costruito ci permette sostanzialmente di avere un'architettura modulare e scalabile perché appunto con la costruzione di microservizi e con la dockerizzazione abbiamo un'architettura decisamente più scalabile rispetto al passato e soprattutto abbiamo disaccoppiato i livelli applicativi in modo tale che questo tipo di architettura ci permette di integrarci senza grossi sforzi rispetto a tutto appunto l'ecosistema applicativo che abbiamo nel Comune di Milano. Qui invece, sempre la piattaforma unica, abbiamo una visualizzazione del deploy che è stato fatto, di tutte le componenti deployate. Come vedete, il cuore del deploy è la parte qui di portale su Azure con la dockerizzazione delle istanze di LifeRay, di Elasticsearch, di microservizi e l'interfacciamento sia in pass col CRM di Dynamics di Azure, sia con il database Postgres che abbiamo utilizzato nel servizio di pass, sia con tutti i sistemi, qui ci sono tutti i sistemi esterni che sono
sistemi dell'amministrazione. Tutto questo, quindi un altro dettaglio che forse manca, è all'interno dell'architettura del comune. Il portale dialoga con tutti i servizi interni utilizzando anche un middleware di sostanzialmente un WSO2 dove abbiamo deployato e catalogizzato tutti i servizi interni del Comune di Milano che possono essere chiamati dal portale. Ecco, grazie. Se ci sono domande relative all'intervento comune di Milano, ok, io una ce l'ho. Buongiorno. Avete adottato, avete, cioè, nelle slide non avete menzionato Agid nelle slide iniziali, nell'architettura di comunicazione. Avete adottato le linee guida Agid Per alcune cose sì, per altre no, nel senso che abbiamo adottato per il dei design? font, sì, abbiamo adottato i font, abbiamo adottato l'Ottanio per esempio per i servizi, però non proprio tutto, perché il Comune di Milano voleva comunque adottare delle proprie linee guida, abbiamo anche noi delle linee guida già Ah, ok. Proprie. nostre specifiche. Ok, grazie. Una domanda? Qualcun altro? Ma tocca a te. No, l'altro com'è? Io ero la seconda domanda. No, nei progetti noi ci troviamo spesso, sempre, in confronto tra customer experience, la personalizzazione. Quindi mi domando, all'interno di un citizen experience, qual è stato il vostro approccio e quali sono i KPI che utilizzate rispetto a una company privata che il sell, il prodotto è centrale. No, l'approccio è esattamente uguale con, diciamo, il customer, però i KPI che utilizziamo naturalmente sono diversi, noi non vendiamo niente, ma vogliamo che più utenti accedano al sito e usino i servizi digitali, quindi il nostro KPI è trasformare, diciamo, chi utilizza i servizi analogici, diciamo così, quindi che va allo sportello, portarli sul sito e portarli ad utilizzare più i servizi digitali. Per esempio, possiamo fare un esempio sui certificati. Ormai il 60% dei certificati viene scaricato online, quindi viene utilizzato con il sito, con il servizio digitale. L'iscrizione ai nidi, alle materne ormai viene fatto solo tramite sito e non si possono più fare iscrizioni, diciamo, cartacee. Quindi è quello il nostro KPI. Come dicevo prima, noi vorremmo che cioè ogni nucleo familiare di Milano entrasse sul sito e usasse il proprio fascicolo del cittadino. Io so che è molto ambizioso come obiettivo, però è proprio quello il nostro obiettivo. Cioè, Poi l'altro, diciamo, non l'abbiamo citato prima, ma la domanda ci fa emergere anche quella che è la collaborazione strettissima con Agid del team digitale per tutti quei servizi che sono, diciamo, servizi, quei progetti nazionali, ad esempio ANPR e PagoPA. Quindi, diciamo, l'architettura, ad esempio, un grandissimo sforzo che abbiamo fatto negli ultimi anni è migrare tutti i servizi di pagamento del Comune di Milano, alcuni servizi, altri sono ancora in corso la migrazione, su PagoPA. Questo rispetto anche ai KPI che dicevamo prima, un altro che aggiungerei è quello di efficientare anche la macchina comunale, perché in collaborazione anche appunto con Agid, questi progetti ci stanno permettendo di efficientare per esempio la gestione della riscossione, quindi in futuro anche magari. E questo interessa ai cittadini, abbassare qualche spesa e onere legate appunto alle imposte, alle entrate comunali. Quindi questo in particolare per quanto riguarda PagoPA. E poi per ANPR, un altro servizio che speriamo di lanciare all'inizio dell'anno prossimo, appunto quello dei certificati online, però su piattaforma ANPR, perché al momento i certificati online sono emessi sul sito, cioè sull'anagrafe del Comune di Milano. Con ANPR, che è il progetto di anagrafe nazionale,
praticamente dal sito si potrà ricercare certificati anche di altri comuni. E tutto questo con un'architettura distribuita con chiamate appunto all'anagrafe nazionale che è gestita da Agid. Perfetto, abbiamo altre due o tre domande. Buongiorno, una domanda più tecnica forse. Visto che effettivamente il vostro era un progetto di rivisitazione di un vecchio portale su una vecchia piattaforma, e quanto ha inciso, quanto va aiutato la tecnologia Liferay nel ridisegnare l'architettura a microservizi, che è molto interessante. Non so se sia una domanda troppo tecnica, però... Beh, diciamo l'architettura di Liferay con i moduli OSGI sicuramente ci ha aiutato. E, rispetto diciamo alla piattaforma IBM che era un po' sorpassata, sicuramente questa parte tecnica del Liferay ci ha aiutato. Il fatto di aver disaccoppiato, di poter disaccoppiare il front-end con i servizi back-end attraverso un layer poi di back-end che fa un po' da caching, micro orchestrazione applicativa, questo dove entrare nel dettaglio, il fatto che alcuni microservizi sono, ad esempio, i dati dell'anagrafe vengono leggermente lavorati rispetto a quello che arriva anche dai tributi per far vedere alcune cose diciamo che non sono strettamente, cioè non sono legate uno a uno. E questo sicuramente, secondo me, il portale Liferay ci ha aiutato perché, ad esempio, se mi viene un esempio di servizio, abbiamo disaccoppiato l'interazione con il CRM avendo una portlet di prenotazione che chiama un servizio di back-end, un microservizio di back-end che ci permette di chiamare per il CRM Dynamics, non ci siamo legati direttamente. Questo disaccoppiamento, secondo me, con l'esperienza di Liferay XP ci ha aiutato. Buongiorno. E poi ci ha aiutato anche un altro aspetto, secondo me, l'ha accoppiato anche con rispetto al passato, io parlo rispetto all'architettura diciamo che avevamo, è l'interazione con Elasticsearch, il fatto di poter, forse non l'abbiamo detto, ma l'esperienza di ricerca sicuramente è migliorata perché nella vecchia architettura utilizziamo Google Search Appliance, quindi questi sono gli aspetti, poi sì, aspetti diciamo più legati a template, facilità di... Beh, noi abbiamo 100 redattori più o meno che diciamo lavorano su Liferay e finora sicuramente abbiamo fatto un passo avanti perché sono anche molto più modulari e riescono anche a lavorare meglio proprio e a comporre la pagina come vogliono loro, mentre prima erano molto più rigidi e quello avevano e quello potevano fare. Sì, abbiamo migliorato di molto la flessibilità e la pericolosità dei redattori. Sì. Perché qualcuno si schiaffa... A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Buongiorno, scusate, mi ricollego alla prima domanda. Avendo rifatto il portale ora, volevo sapere se il portale nuovo è un portale accessibile o in parte accessibile o totalmente accessibile, perché, e quanto anche qui eventualmente la piattaforma vi ha aiutato o meno. Allora, sicuramente sulla parte di contenuti è accessibile, noi abbiamo la doppia A come certificazione, e sì, siamo ancora indietro sui servizi, perché i servizi ancora, come dicevamo prima, non li abbiamo portati tutti, quindi quelli che abbiamo portato riusciamo a controllarli con l'accessibilità, invece quelli ancora sul vecchio portale non siamo molto accessibili, devo dire la verità. Salve, sono Davide Blanchetti, tecnico architetto di Fiera Milano. Una domanda, mi rilascio un po' a quello che si è detto sulla piattaforma microservizi e su quello che avete costruito on top. In realtà voi avete fatto, da quello che ho capito, una rivoluzione, nel senso che avete cambiato la vostra architettura andando a utilizzare dei componenti legacy, disaccoppiandole, mettendoci davanti Liferay per la componente di portal, di enterprise portal e quant'altro. In un progetto così ampio, il vostro approccio qual è stato? Rifacciamo l'architettura in ottica microservizi e poi sopra gli rimonto un nuovo portale? Avete utilizzato un approccio misto per cui un MVP che andava a utilizzare architetture che dietro le quinte erano ancora vecchie? Qualcos'altro?
Beh, abbiamo utilizzato un approccio, diciamo, incrementale. Siamo partiti nel dire ok, è rivoluzionario, infatti siamo ancora in divenire su alcuni servizi. Quindi sostanzialmente abbiamo detto vabbè, l'architettura to be è quella che ho presentato. Quindi alcuni servizi sono stati riprogettati ex novo, quindi direttamente, altri sono stati incapsulati e vengono appunto chiamati o da microservizi o soprattutto vengono ancora adesso praticamente sono rimasti come erano, quindi sono i prossimi pezzi che dobbiamo integrare. Grazie. Quindi adesso ho preferito proprio dire beh, andiamo sull'architettura quella che deve essere, pian piano ci portiamo i dati per i pezzi, tant'è che abbiamo alcuni servizi, come diceva la collega, che non nascondo perché sono ancora in domino, sono di 12 anni fa e dobbiamo migrare, cioè dobbiamo riprogettare, dobbiamo fare proprio un... Velocemente, Giorgio Donnelly, AXA Assicurazioni. Avete 100 contributori, quindi utilizzate per caso la tecnologia di staging e sì. O di workflow? Sì, abbiamo sia lo staging che il workflow, tutte e due, e diversi anche workflow. Ciao. Allora, io abito a Milano e usavo anche i servizi prima di questo nuovo portale. Sicuramente i miei complimenti perché avete fatto un bel lavoro, complimenti. Grazie. Mi chiedevo da cittadino se avevate pensato anche alla possibilità di utilizzare, diciamo, questo portale come punto d'ingresso anche per altri servizi del cittadino, sanitari un esempio. Sì. No, allora, ma la domanda è assolutamente pertinente perché abbiamo già affrontato. Abbiamo già affrontato il tema di integrazione del fascicolo, ad esempio, un esempio è il fascicolo sanitario regionale. Mi occupo di questo, scusate, abbastanza. E lì ci siamo, abbiamo sviluppato anche un servizio che permetteva di visualizzare quali erano i dati legati al medico di famiglia del cittadino. Ci hanno bloccato più che problemi tecnici, problemi di privacy, di gestione dei dati, di trattamento dei dati e di scambio di questi dati. Quindi devo dire che qui non ci sono altri colleghi che si occupano della parte che dicevo prima anche dei servizi, diciamo, di back-end. Si voleva mettere in piedi un sistema, utilizzare anche la blockchain per lo scambio dell'ok al trattamento dati tra enti. Sì. Nell'ultimo periodo nel fascicolo nazionale c'è la possibilità di federare, diciamo, le asserzioni, il passaggio tra diciamo, due enti pubblici è più facile adesso, quindi è quindi uno spunto per il futuro. Grazie. L'ultima domanda velocissima, poi dopo vi chiedo di rimanere perché mi sa che non è facile uscire per voi. Allora, velocissimamente abbiamo sentito quanto è stato importante la segmentazione, o meglio, l'analisi del traffico, e quello che volevo chiedervi se avete usato Analytics Cloud o avete intenzione di farlo e se i contenuti saranno segmentati in base alle categorie di utenti. Allora, no, noi usiamo Adobe Analytics come sistema di web analytics e sì, il nostro intento è quello di diventare sempre più personalizzati, quindi sia come contenuti che come servizi. Questo, allora, il primo passo che dobbiamo fare è portare tutto quello che ci manca a questa nuova su questa nuova piattaforma. Il salto che poi dovremmo fare è proprio quello di andare proprio a focalizzare i servizi e i contenuti in base al target degli utenti. Questo sì, è abbiamo già un'idea di come farlo, come farlo, anche tra virgolette di come questa nuova piattaforma e questo cambio architetturale ci possa venire incontro per costruire sostanzialmente un concetto di smart user profiling tra la navigazione, i comportamenti
del cittadino target, sul cioè sito. Se io so di avere figli, ti faccio vedere una certa ora, se io non ho figli, ti faccio vedere altri contenuti. Rispetto altri a quelle informazioni che il comune ha, perché informazione che il comune ha tante informazioni, ha moltissime informazioni che potrebbero essere da driver per la customizzazione io parlo più nell'ottica dei servizi, per persone fisiche ci sono anche persone giuridiche che si registrano a portare il Comune di Milano. Quindi per dire, per aggiungere un'altra integrazione che c'è, noi siamo ad esempio, abbiamo integrazione con infocamere per la certificazione del legale rappresentante che si registra come azienda. Quindi abbiamo già, cioè abbiamo una serie di interazioni anche con enti esterni che pian piano stiamo sempre più arricchendo.